La provincia in questo momento sta elaborando e dovreste spingere, perché la provincia è, credo, l'istituzione che in qualche modo deve dar conto di queste cose, e sta elaborando un nuovo progetto strategico dove stiamo vedendo di raggruppare i 120, non so, 120 comuni, credo siano la provincia di Roma, 130 di Roma. 121. I 121 comuni nella provincia di Roma in 17, 18, 16 adesso ambiti ecologicamente omogenei. Bisogna ritornare a mettersi insieme e il collegamento di quelle che io chiamo ecoregioni, ma che gli abitanti del posto riconoscono benissimo, che sono il territorio omogeneo dal punto di vista naturale, può veramente rappresentare un punto di riferimento specialmente per nuovi progetti su un'agricoltura non solo compatibile, ma un'agricoltura che si lega con la rete ecologica. Cioè, la rete ecologica non è uno strumento per porre vincoli e ostacoli, ma perché voi ci siete già in rete ecologica, per come siete adesso siete in rete ecologica, non è che dovete fare chissà quanti sacrifici, no? I proprietari della Valle del Tevere dovranno fare grossi interventi per diventare funzionale la rete ecologica. Questi comuni invece. Grazie.